Un'altra tappa di avvicinamento a quello che è un percorso che stiamo portando avanti, è un obiettivo importante quello di raggiungere la salvezza prima possibile per poi andarci a giocare nel finale di campionato più partite possibile per i 3 punti, per quella che è la filosofia che questo gruppo, questi ragazzi e questa squadra hanno saputo portare in campo già da un anno e mezzo. Dispiace, ma fa parte del calcio, penso che sia stata una partita che ci ha lasciato delle sensazioni positive perché soprattutto siamo usciti dal campo, nonostante il risultato, con l'applauso di tutto lo stadio e queste sono cose non comuni. Penso che solo in un ambiente come Palermo, una tifoseria intelligente, attaccata alla squadra come a Palermo, potesse avere un gesto del genere dopo un risultato così, ma avevano apprezzato sicuramente il gioco e quello che la squadra aveva fatto per 70 minuti in campo, meritando sicuramente di più e addirittura di passare in vantaggio e di poter andare a pensare di vincere la partita. Però è una partita che è andata così, pazienza, guardiamo la prossima. Posso dire che sono orgoglioso di poter raggiungere un allenatore Sì, così bravo e condivido, lo so. preparato come Francesco, che stimo e con il quale ho un ottimo rapporto professionale, ma nello stesso tempo il nostro lavoro mi porta a pensare che quello che si fa o che si arriva a fare non è mai traguardo, perché c'è sempre un'altra battaglia da vincere, un altro risultato da andare a prendersi e questo lo dobbiamo fare tutti insieme con la squadra, con la società e con tutto l'ambiente, perché quello che conta è il Palermo. Poi, strada facendo, le cose arrivano quando non ci pensi e soprattutto cerchi di lavorare bene per migliorare la squadra, i giocatori, dare un'organizzazione di gioco e una mentalità giusta. Io lavoro sempre su più situazioni tattiche. È chiaro che i moduli sono figli delle caratteristiche dei giocatori che un allenatore ha a disposizione in quel momento. E quindi valuterò anche in questa vigilia di partita il recupero di qualche ragazzo, se ci sarà e vi sarà, e ovviamente sulla base di quello poi andrò a far giocare la squadra. È chiaro che delle idee io ce le ho già da prima, però purtroppo magari prima siamo passati a qualche assenza in un reparto che era tutto concentrato nella difesa, ora magari può svilupparsi anche a centrocampo, quindi è un momento della stagione particolare, vediamo un po' nello studio della gara quelli che saranno i recuperi di alcuni ragazzi, se ci saranno penserò magari a qualcosa, altrimenti andrò su un'altra, anche se la squadra per me deve saper far tutto e farlo fatto bene, comunque con organizzazione, con la mentalità di andare sempre ad attaccare per vincere.